Publiacqua investe 470 milioni di euro. Il programma di lavori dal 2016 al 2021 è di circa 90 milioni di euro, superiore al precedente. Nuovi investimenti su acquedotto, fognatura e depurazione per restituire ai comuni soci, nel 2021 anno di scadenza della convenzione per la gestione del servizio idrico, un sistema di infrastrutture di livello europeo. Al 2021 Publiacqua avrà investito dal 2002 circa 1 miliardo e 300 milioni di euro, una media ogni anno di 50 euro ad abitante, per rendere efficiente la rete idrica dei 46 comuni associati. Curami fa la coda per te. Da agosto Publiacqua è presente anche su una delle app più scaricate e usate per evitare attese e code. Publiacqua è sbarcata su Curami, l'app gratuita dedicata ai servizi pubblici. Scaricando Curami sul proprio smartphone è possibile conoscere gli uffici più vicini, quante persone sono in attesa, quali hanno meno code. Curami consente di prendere il numero del proprio cellulare e di essere avvisati sul momento migliore per arrivare allo sportello. Nuove regole per le agevolazioni tariffarie stabilite dall'Autorità Idrica Toscana. Le nuove regole affidano ai comuni criteri per accedere alle tariffe scontate. Possono richiedere le agevolazioni titolari di fornitura domestica, il cui indice ISEE è inferiore alla soglia definita dal servizio sociale di ogni comune. L'elenco dei comuni che al momento hanno emanato il bando per le agevolazioni è su www.publiacqua.it/servizi/agevolazioni-rateizzazione. Di nuovo in funzione da luglio a Firenze i fontanelli del Galluzzo in Viale Tanini e di Piazza Bartoli. I due fontanelli, inaugurati nel 2012 e nel 2010, oggetto di interventi di restauro, hanno ripreso a funzionare. A Prato è stato invece inaugurato in Via Soffici un nuovo fontanello, il settimo installato in città, che porta a 89 il numero di fontane pubbliche di Publiacqua, con oltre 225 milioni di litri d'acqua erogati.